Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Eccoci nuovamente alle prese con una nuova collection di hardware esoterico ed introvabile, profilato da Acoustic Audio sotto il nome di Indigo. Questa volta, durante le fasi di beta testing, appena aperto l'EQ1 che vediamo qui in alto a sinistra, lo vedremo fra un po' insieme, ed acceso su un mix che stavo facendo, sono letteralmente saltato sulla sedia, come non mi capitava da decenni ascoltando un hardware di quelli veramente risolutivi nel mio lavoro di mix e di mastering. In questo pacchetto Acoustic Audio ha inserito quindi non soltanto una singola unità, ma troviamo ben 5 macchine, ricercatissime tra l'altro, e soprattutto funzionali e risolutive. Troviamo quindi le Q1 e Q2, lo Stereo Shuffling Processor, l'Optocompressor Mono e Stereo. Partiamo subito dal mio preferito, ossia le Q1, ma prima di tutto ascoltiamo che cosa accade nella catena di mastering, in questo caso che ho preparato su un brano di Mauto che avevo già mixato, soprattutto per capire l'impatto che ho avuto io utilizzandolo. La catena in questo caso prevede le Q1, subito dopo il compressore ottico ed infine lo Stereo Field Manipulation che troviamo qui appunto all'interno sempre del pacchetto di Indigo. Facciamo attenzione al phase meter e al level meter perché in questo caso, come ascolteremo, noteremo una grandissima differenza dinamica all'interno del file stereo, quindi un aumento della profondità del segnale sia sul side sia sul mid, senza però, come vedremo, alterarne la fase e soprattutto mantenendo lo stesso level meter con qualche piccolo aumento di intersample che vedremo qui appunto nel meter di uscita della catena. Questo è il meter d'ingresso e questo sotto è il meter di uscita. Spegniamo tutti i plugin ed ascoltiamolo così, nudo e crudo. Facciamo ancora un esempio in out. Impressionante. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio che cosa stanno facendo questi 3 plugin nella mia catena. Partiamo quindi dal mio preferito che è il Q1, che vediamo qui al centro. E per chi se lo sta chiedendo, stiamo parlando della profilazione del famosissimo Fireman. Eccolo qui, stiamo parlando del Fireman TMEQ, Tube Master Equalizer, uno dei pochissimi, come vedremo, equalizzatori valvolari allo stato dell'arte, che rappresenta l'equalizzatore da mastering interamente valvolare. Ha ovviamente un timbro unico e dal suono che potrei definire tranquillamente definitivo su ogni tipologia di mastering,
Si tratta di un EQ a 6 bande, come vediamo, parametrico, stereo, interamente valvolare. Costruito in Danimarca e basato su un circuito degli anni 60. È pensato per creare una perfetta linearità di fase tra le diverse bande di equalizzazione. È, come dicevo prima, lo stato dell'arte degli equalizzatori. Costruito con i migliori componenti esistenti e pensato proprio per un uso esclusivo sul mastering. Passiamo alla nostra versione software ed andiamo ad analizzare l'interfaccia. Come vediamo, l'equalizzatore può essere utilizzato in modalità stereo, quindi left-right, oppure mid-side, come lo sto utilizzando in questo momento, attraverso il pulsante centrale che switcha queste opzioni. Sotto troviamo il link dei comandi, quindi una volta acceso avremo la possibilità di linkare i comandi left e right, quindi ho anche mid side, e ovviamente la possibilità di accendere una sezione di preamplificazione interna per colorare ancora di più il risultato di quello che stiamo elaborando. Nella sezione di destra, che funziona anche come mid, i meters in ingresso e uscita li vediamo con un'escursione di meno 36 dB fino a 0. L'input trim che vediamo qui in alto, come per tutti gli altri plugin, controlla un'escursione di ingresso da più o meno 24 dB, ricordandoci però che quando la sezione pre è spenta, quindi quando è spenta questa sezione, l'input trim non è attivo, ma può essere utilizzato per aumentare la saturazione armonica del plugin stesso. L'equalizzatore è suddiviso quindi in High Boost, che attiva una banda ed il gain va da 0 a più 10 dB, l'High Mid, che va sempre da 0 a più 10 dB, lo stesso lo ritroviamo riproposto nella sezione Right o nel canale appunto Side. Sotto ogni gain troviamo ovviamente anche la possibilità di scegliere lo shelfing da 6 dB di ottava a 12 dB di ottava, oppure il boost o il cut se vogliamo farlo lavorare come boosting o cutting. Sotto ancora troviamo la frequenza su cui agire. In alternativa qui a sinistra troviamo un high cut, va da 12.000 a 24.000, e sotto ancora un low cut che invece lavora da off, in posizione off, oppure da 20 a 80 Hz. Un'equalizzazione in estremi di banda molto utile sia sui canali appunto destra e sinistra o mid-side. In questo caso sto lavorando in mid-side, quindi la sezione mid non ha un cut, mentre la sezione side inizia un low cut da 40-50 Hz circa, per svuotare appunto i bassi sulla sezione side, anche perché poi, come vedremo, li ho riaperti utilizzando gli altri due plugin. L'input trim è fisso a 0 dBU, che sarebbe appunto il 18 qui rappresentato, e poi passiamo alla sezione sottostante, dove abbiamo appunto la possibilità di manipolare il low mid, oltre appunto al low cut che abbiamo visto, sempre in modalità boost o cut, quindi in base alla tipologia di correzione che andremo a fare, sempre in riferimento alle frequenze, un low boost che troviamo qui al centro, questa volta suddiviso in 6 dB o 12 dB di ottava, sempre con frequenza selezionabile qui in basso, per passare al low mid e low boost della sezione appunto side o right in questo caso. Le sei bande quindi sono rappresentate molto facilmente con high cut, low cut, high boost, high mid, low mid e low boost. Passiamo ora al secondo equalizzatore, che adesso non sto utilizzando nella catena, chiamato appunto EQ2 e deriva dalla tecnologia Andy Amps Michelangelo. Un passive tube e transformer, è molto più semplice da gestire perché possiede soltanto tre bande derivate dall'EQ discreto in classe A valvolare con i trasformatori Jensen in ingresso e in uscita. È un EQ sostanzialmente aggressivo, in grado di colorare molto il materiale audio grazie a una sovrapproduzione di distorsione armonica gestibile dalla manopola appunto aggression. Perfetto secondo me per le fasi di mix, dove si ricerca spesso un carattere su alcuni casi. Come vedremo, è interessante usarlo proprio sulle tracce di musica elettronica. La parte appunto più interessante è proprio la manopola aggression, come vi dicevo, che dà un boost generale a tutte le bande come un vero e proprio overdrive, in grado di spremere al massimo il circuito valvolare emulato. Il pulsante pre, come al solito, attiva lo stadio di preamplificazione, mentre poi spread ci permette di muovere questo intervento più sulla parte mid o più sulla parte side, quindi possiamo scegliere che cosa andare ad enfatizzare con l'equalizzatore in maniera più importante e ovviamente anche distorcere in maniera più importante. Il pulsante in basso mid shift altera la risposta dei controlli low e mid, trasformandoli in un controllo low mid, quindi più centralizzato sulle medio basse frequenze, non completamente distinte. Abbiamo poi inoltre il controllo della sezione high e uno
controllo sulla parte più alta delle frequenze, chiamata appunto Air, qualora volessimo aggiungere un top end al nostro lavoro. Il pulsante Vintage scurisce la risposta delle alte, quindi rendendole più morbide, quindi facciamo attenzione a questo genere di colorazione quando noi andiamo ad intervenire sul segnale stereo. Spingiamo tutti i plugin e ascoltiamolo sulla base. Mid. Mettiamo l'aggression. Bypassiamo le Q. Come vi dicevo, è molto molto colorato, quindi facciamo attenzione all'utilizzo sia della sezione aggression sia della sezione di equalizzazione stereo. Arriviamo adesso nella sezione di stereo shuffling. Questa è una sezione molto molto particolare che richiederebbe un approfondimento molto più lungo, perché è un plugin sì di stereo image processing sul quale dovremmo fare un video apposito per la complessità delle applicazioni. In sostanza prende spunto dal Fedrus Audio Shuffler, una matrice stereo con diverse combinazioni. Il termine shuffling fu coniato proprio da Blumley nel 1930, quando lavorava alla EMI e stava sviluppando un sistema stereo e relative tecniche, come abbiamo già spiegato nel video sulla microfonazione mid-side. In sostanza il suo shuffler era concepito per processare le uscite dei due microfoni omnidirezionali distanziati, convertendo le differenze di fase delle frequenze basse tra i due canali, differenze necessarie per la ricreazione dell'immagine stereo quando poi sarebbe dovuta essere ricreata attraverso due speakers esterni, in pratica quello che noi oggi chiamiamo comunemente ripresa binaurale. Non venne poi molto utilizzata nell'industria discografica e quindi anche questo processo di shuffling cadde nel dimenticatoio. Ma il lavoro di ricerca fu portato avanti dal suo assistente negli anni 50 con un processo interamente differente, chiamandolo Stereosonic Shuffler, e fu integrato in diverse console RED. Lo possiamo ascoltare in tantissime registrazioni degli anni 50 e 60, ma anche questo sistema fu presto dimenticato. Da questo se ne deduce che esistano quindi due differenti sistemi di shuffling, il sistema Blumley e lo Stereosonic. Li ritroviamo entrambe in questa emulazione, infatti abbiamo proprio il controllo Blumley e il controllo Stereosonic, adesso vedremo quali sono.
iPass low pass filter ovviamente fanno un taglio drastico da 3 a 12 dB d'ottava ed una sezione valvolare, e abbiamo una sezione di preamplificazione con due diversi pre, quindi pre A e pre B. È un plugin quindi che omaggia questo genere di features molto in voga nelle nuove unità hardware che troviamo in commercio. La prima unità, quindi Pre-A, è tutta italiana ed è disegnata da Marco Bosisio per la Tesla Audio Laboratories ed è un high pass low pass filter valvolare con una uscita bufferizzata. Sia il low pass sia l'high pass possono influenzare quindi il segnale stereo, ma in questo plugin possono essere usati in una matrice addirittura mid-side. La seconda unità invece è basata su un concetto di trasformatori, un processore stereo valvolare disegnato per correggere alcuni problemi dei microfoni stereo associati sempre al concetto di Bloomlane, già ampiamente discusso su questo canale. È composto da 10 step, come vediamo, in grado di manipolare l'immagine stereo e ci permette di usare l'emulazione originale dello Shuffle Stereo Processor di Bloomlane, che troviamo poi, come vi dicevo, inciso con il nome di Spread nelle console vintage degli anni 60. Inoltre troviamo una nuova correzione stereo riferita alle tecniche di ripresa cardioide, ORTF e NOS Array. Ovviamente manipolare lo stereo sulla base è altamente nocivo, quindi facciamo attenzione a quello che andiamo a toccare. La manopola centrale, come vi dicevo, ci permette di selezionare l'immagine stereo da usare. Nella prima troviamo la sezione più soft, quindi l'1 è la versione più soft di questo, chiamiamolo equalizzatore, con un incremento di 0.5 dB sulla sezione BOF che vediamo qui. Il 2 ci porta ad un incremento di 1 dB sempre nella sezione BOF, e ovviamente BOF, quindi il punto 3, rappresenta la versione originale della circuiteria degli anni 90, raccomandata come la migliore di tutte e in grado di compensare gli errori di fase del pan pot stereo. Il BOF sta per Bride of Frankenstein, proprio perché è un ulteriore step riferito all'aggiornamento di questo genere di tecnologie. Arriviamo poi nella sezione ARS, che in realtà ricalca proprio quella degli anni 60, quindi la Stereosonic. In questo caso la selezione 4 dà un aumento di 2 dB, la selezione 5 appunto è lo Stereosonic originale, su 6 troviamo un aumento della curva di 3.5 dB, riferita questa volta però alla curva symbol che troviamo qui in basso, questo cuore diciamo capovolto. Il livello 7 è il livello intermedio tra appunto ARS e symbol, quindi abbiamo un aumento drastico di ben 7 dB per arrivare alla sezione symbol, che rappresenta la microfonazione ORTF, quindi attiva un nuovo sistema di shuffling. In sostanza è un equalizzatore sulle frequenze basse con un boost di 8 dB a 20 Hz sul side, creato proprio per questo genere di correzione, quindi attenzione perché avremo un boosting sul side molto pronunciato e che ovviamente danneggia non di poco la possibilità di utilizzare questo tipo di mastering sul transfert del vinile, quindi attenzione a dove andremo a fare questo genere di correzione sul segnale stereo. 9 è la sezione intermedia tra appunto symbol e Bloomlane, da un boost veramente estremo di 12 dB fino ad arrivare al circuito originale di Bloomlane creato per la ripresa binaurale, quindi dei due microfoni omnidirezionali. Qui in alto possiamo scegliere due differenti tipi di high pass filter e due differenti sezioni di low pass filter, in cui possiamo scegliere di fare un cutting di 12 dB d'ottava o uno molto più controllato di circa soltanto 3 dB di ottava. Lo spread, come al solito, messo qui sotto, ci permette di controllare queste operazioni su dirette verso il side o verso il mid. Ascoltiamolo in azione senza l'uso degli altri plugin che ho aperto. Facciamo caso al side, quindi cerchiamo di ascoltare bene in cuffia che cosa accade.
Come abbiamo notato, l'incremento delle basse sul segnale side è molto pronunciato, quindi attenzione a come viene utilizzato questo genere di plugin, è molto molto dannoso, ma ci permette di avere una stereofonia e un controllo sulla stereofonia estremamente efficace, secondo me molto utile nella correzione di mix che magari sono stati troppo sbilanciati sul side o sul mid, quindi poter recuperare quelle sezioni di mid e side che sono andate perse. Arriviamo ora all'optocompressor di Indigo, che può essere utilizzato in modalità mono o stereo, è quindi un optocompressor dual mono in realtà ed è equipaggiato con tre processori dinamici all'interno. La sezione A deriva dall'edizione mastering del compressore ottico stereo della canadese L2M Requisite, creato negli anni 70 utilizzando un circuito a transistor in classe A con i consueti trasformatori di ingresso e di uscita. La sezione B, che troviamo dopo, deriva da un compressore limiter ottico da mastering moderno della Andy Amp chiamato Pollock, creato in California e basato sul classico design degli anni 60. Lo abbiamo amato in ogni sua forma. Il ratio, come vediamo, va da 1.5 a 1 fino a 8 nel caso del circuito A e da 3.1 a 10.1 nel caso della sezione B. S sta per smooth, quindi la curva è più dolce, introdotta appunto da Acoustic Audio, non nella versione originale del compressore. Il preamp, come vi dicevo, va da A1, A2, AB1, B2, B3. Per il modello B, appunto, il controllo SAW che vediamo qui al lato sta per Safe Operating Area ed è un gain control dedicato allo sweet spot del compressore per avere un attacco e rilascio adeguato e costante. I tempi di attacco vanno da 17 millisecondi fino a 63 millisecondi e i tempi di release vanno da 40 millisecondi fino a 9 secondi. Lo stesso vale per la versione stereo del compressore con l'aggiunta della funzione appunto mid-side di controllo mid-side, che ovviamente non è presente nella sezione mono. SMOD, come abbiamo già visto in tutti i compressori di Acoustic Audio, permette di controllare il tempo di attacco sul transiente, quindi per rispettare al meglio il transiente senza ucciderlo immediatamente nel compressore. È una feature introdotta proprio sempre da Acoustic Audio. Questa è la versione stereo del nostro compressore. Quindi qui troviamo appunto gli switching mid-side e il collegamento tra i due canali per avere i controlli appunto remotati. Andiamo nella nostra configurazione MS che abbiamo già visto e torniamo in play. Togliamo lo stereo spread, lavoriamo di comp. Facciamo attenzione alla compressione veramente bella sui medio bassi che otteniamo appunto nella sezione mid rispetto alla sezione side e ovviamente il controllo che aumenta in questo caso la profondità del mix soltanto utilizzando questi parametri.
Facciamo ancora una B, l'ultimo. Come al solito il mio consiglio è: scaricate la demo, provatela, divertitevi. Secondo me è uno dei must have di acustica audio, insieme al nuovissimo Snow e agli altri plugin che avete già visto all'interno di questo canale. La suite in questo caso ci permette diversi tipi di manipolazione, dall'equalizzazione alla compressione fino appunto al controllo sullo stereo spread in maniera più dettagliata di quanto potremmo fare con qualunque altro plugin. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!